Sei un invalido civile totale al 100%. Hai ottenuto l'aumento della pensione a 651,51 euro e gli arretrati dal 20 luglio del 2020. Hai un'età superiore ad anni 60? Ebbene, in questo video voglio spiegarti perché potresti ottenere gli arretrati per gli ultimi 5 anni. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale, attivare la campanellina in modo tale da rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Nei precedenti video abbiamo parlato dell'aumento delle pensioni per le persone invalidi civili totali al 100%, spiegando un po' come interviene la circolare INPS, la numero 107, emessa nel settembre del 2020. Ma adesso voglio soffermarmi su un altro aspetto fondamentale, ovvero la possibilità di ottenere gli arretrati per gli ultimi 5 anni. Voglio dunque chiarire perché potresti ottenere questi arretrati soffermandomi semplicemente su tre aspetti fondamentali che devi sapere. Il primo: è necessario avere un'età superiore ad anni 60. E quest'età superiore ad anni 60 non deve essere ora, ma alla data del 20 luglio del 2020. Ma nel caso in cui tu abbia un'età inferiore ad anni 60, non significa che non potresti avere diritto all'aumento della pensione, e che anzi probabilmente avrai già, ma semplicemente che non potresti ottenere gli arretrati per gli ultimi 5 anni. Il secondo requisito, oltre all'età che deve essere superiore ad anni 60, riguarda l'invalidità civile. In particolare è necessario essere o invalidi civili totali al 100% oppure possedere l'inabilità contributiva. Cosa significa? Che gli invalidi civili parziali purtroppo non possono ottenere né l'aumento della pensione e né gli arretrati per gli ultimi 5 anni. Il terzo requisito, anche questo fondamentale, è il cosiddetto requisito reddituale. Abbiamo detto più volte infatti che la persona invalida civile totale al 100% non deve superare un limite di reddito personale di 8.400 euro circa. Ma nel caso in cui questo sia coniugato, il tetto reddituale sarà 14.400 euro. Ma anche in questo caso devi sapere però che devi rispettare entrambi i requisiti. Quindi non superare il reddito personale di 8.400 euro e non superare quello coniugale di 14.400 euro circa. Ricapitolando, tre sono i requisiti che bisogna rispettare per ottenere gli arretrati per gli ultimi 5 anni. Il primo requisito è avere un'età superiore ad anni 60 al 20 luglio del 2020. Il secondo requisito è avere un'invalidità civile totale al 100% o l'inabilità contributiva. Il terzo requisito invece è non superare i limiti reddituali, personali e coniugali. Quindi, se rispetti tutti e tre i requisiti, allora molto probabilmente potresti avere diritto agli arretrati per gli ultimi 5 anni. Se vuoi saperne di più, chiamami e sarò lieto di ascoltarti. Ma se preferisci iscrivermi, fallo e io ti risponderò.